Molte persone mi chiedono di scrivere nei filati i metri, lo spessore, eccetera. E in realtà c'è scritto, se andate in qualsiasi, adesso vado nella categoria cashmere, prendete un qualsiasi filato c'è il numero di ferri indicativo, mi raccomando, indicativo, ferri e uncinetto, la finezza della macchina. Indicativo perché dipende dalla mano, dipende da cosa si deve fare, dal tipo di punto, dipende da tante cose. Poi qui sotto, proprio nella scheda di ogni prodotto, basta cliccare sul titolo. Qui, o sulla foto, e qui sotto c'è la finezza della macchina di nuovo. Il titolo sarebbe lo spessore del filato, in questo caso 3200, scusate, 3200, che sono 320 metri in 100 grammi. Numero ferri indicativo. Il peso della rocca, il produttore, e ho aggiunto recentemente, su richiesta di una cliente, il tipo di ritorcitura che da ora in avanti troverete su tutti i filati che metteremo nuovi. E quindi queste informazioni ci sono già, come vedete, qui c'è anche la composizione. Qui c'è scritto 3200 catenella, perché i filati lo spessore, come ho detto più volte in vari video, in varie post anche sul nostro blog, i filati, lo spessore si misura è un rapporto fra metri in un chilo di filato. Quindi più metri ci sono, più fine sarà il filato, meno metri ci sono, più spesso sarà il filato. 3200 è un filato già, per essere un filato di cashmere, è un filato già abbastanza spesso. E il calcolo da fare per sapere quanti metri ci sono in una rocca è semplicissimo. Si sa che per esempio questo filato, si sa che sono 320 metri in 100 grammi, quindi in 520 grammi basterà fare 320 per 5,2, 520 grammi, e vengono fuori i metri che ci sono in questa rocca, quindi 1664 metri circa. C'è scritto nei filati da macchina, non c'è scritto il numero di ferri, in alcuni sì, ma nella maggior parte c'è scritto che si possono lavorare anche ai ferri a più capi. E a quanti capi naturalmente lo deciderete voi in base a quello che dovete fare, perché i nostri filati si possono lavorare tutti a due o più capi, sia quelli da macchina sia quelli per lavoro a mano. E su quelli da macchina non mettiamo il numero di ferri, quelli troppo fini, per ovvie ragioni. Non possiamo fare il campioncino purtroppo, perché la maggior parte dei nostri filati sono in minime quantità. Tantissimi filati c'è disponibile anche solo una rocca da 1 chilo o una rocca da mezzo chilo circa addirittura, quindi fare il campioncino su tutti diventerebbe una cosa molto onerosa.